Credo di essere in onda, spero almeno, perché ancora sono, come sapete, ancora sono poco pratico di questi mezzi qua. Comunque, dopo il video della volta scorsa in cui è stato presentato tradizione o enichilismo, con un linguaggio un po' particolare, raccontando più che altro la storia, la genesi di questo libro, ho ricevuto molti messaggi, ho ricevuto molti messaggi personali in cui mi si chiedeva di insistere sulla storia, sulla narrazione di storie, di uomini, di non occuparmi solo di testi o di opere impegnative. Ci sarà modo di continuare anche su quel filone lì, lo faremo anche già domani con un collegamento da Aprilia sulla quarta teoria politica di Alexander Dugin. Io ho voluto raccogliere questo invito e quindi dedicarmi questa sera a raccontarvi, narrarvi, a parlarvi prima di tutto di un libro. Poi passerò a un secondo argomento che ha più a che vedere con la cronaca. E vorrei raccontarvi una storia, la storia di un uomo. Una storia forse più o meno conosciuta. Penso invece che molti di voi conoscano la storia di Guido Keller, di cui ho pubblicato questo libro. Io non so se lo vedete a specchio, e se lo vedete a specchio non siete certamente come Leonardo da Vinci, che può leggere al contrario, vedere al contrario. Comunque mi auguro che lo vediate per il verso giusto. In ogni caso, finita la trasmissione, posterò le copertine dei libri di cui adesso vi vado a parlare. A proposito di specchio, tanto per farvi sorridere un po', e per quelli che magari queste notti fanno fatica a prendere sonno, potreste riflettere sul fatto del perché lo specchio, capovolge la destra con la sinistra, ma non l'alto col basso. Il buon Luca Siniscalchi si è profuso in una spiegazione, ha cercato di spiegarmelo con una spiegazione quasi di tipo filosofico. Non ci ho capito un granché, ancora non ho risolto l'enigma, magari lo risolvete voi se soffrite di insonnia. In ogni caso, come vi dicevo, probabilmente conoscete la storia di Guido Keller. Guido Keller, l'asso di cuori, faceva parte della squadriglia di Francesco Baracca. Fu a Fiume con D'Annunzio, anzi fu proprio lui uno di quelli che maggiormente lo stimolò a intraprendere la famosa marcia di Ronchi, andando alla Casetta Rossa a Venezia, dove dimorava D'Annunzio, sollecitandolo nonostante fosse febbricitante D'Annunzio, a intraprendere questa marcia, e così fu. A Fiume, Guido Keller fu quello che creò la guardia pretoriana di D'Annunzio, la disperata. Ne parla Giovanni Comisso nel Porto dell'Amore, un libro che fu stampato per la prima volta nel 24 e ha conosciuto diverse edizioni. È stato continuamente ristampato. È un libro da cui prende le mosse anche la Claudia Salaris nel suo meraviglioso libro La festa della rivoluzione. Guido Keller è quello che poi organizzò anche gli scocchi, i pirati che si occupavano di approvvigionare la città olocausta assediata. Fu il capo dei cosiddetti colpi di mano. Fu quello che con un aereo volò sul Parlamento, lasciando cadere un pitale ricolmo di rape per segnalare il disappunto dei reduci. Ebbene, Guido Keller, che poi fu anche protagonista di diverse imprese in Libia, in Sud America, a cui confronto Che Guevara scompare per imprese che l'ha
portò a termine. In Libia addirittura a un certo punto sparì col suo aeroplano, fu dato per morto e dopo una settimana ricomparve all'orizzonte come capo e alla guida di rivoltosi berberi del deserto. Era stato nominato praticamente Caid. Questo era Guido Keller. Guido Keller, uno dei pochissimi che poteva dare del tuo D'Annunzio, e che D'Annunzio volle, le cui spoglie D'Annunzio volle al Vittoriale. Guido Keller morì in un incidente nel 29, nel novembre del 1929, in un incidente stradale. Una macchina che correva nei pressi di Terni, a Orticoli, la strada bagnata, piovosa, ci fu un incidente. C'erano 5 passeggeri su quest'auto. C'era Atlantico Ferrari, che fu poi il biografo, l'autore di Lasso di Cuore. C'era l'autista, Galmazzo Gabrielli, che era un pilota, un corridore. Questi due rimasero leggermente feriti. Poi c'era Giovanni Battista Salina, che era stato proposto per la medaglia d'argento, già volontario in Libia, conosciuto anche per il fatto che andava all'assalto, oltre che col fucile, anche con la macchina fotografica. Fu protagonista di reportage notevoli sulla guerra di Libia del 1911. Fu appunto proposto per la medaglia d'oro. Lui rimase ferito e morì pochi giorni dopo atroci agonie. Gli altri due erano appunto Guido Keller e Vittorio Montiglio, di cui io vi parlerò questa sera. Questo è il libro che a suo tempo ho pubblicato con una bella introduzione di Giacinto Ferrari, Giacinto Reale, scusate, lapsus, è Giacinto Reale, che quando si occupa di queste cose è effettivamente insuperabile nella documentazione e nella memoria di questi episodi e di queste storie. Tanto Guido Keller quanto Vittorio Montiglio morirono sul colpo. Ora, chi è Vittorio Montiglio? Vittorio Montiglio era uno dei 5 figli di una famiglia italiana, figlio di Angelo Montiglio, da 30 anni già in Cile, aveva intrapreso anche una carriera consolare. C'era arrivato suo padre, che aveva partecipato anche a una rivoluzione, da quelle parti lì sono quasi all'ordine, soprattutto in quei tempi erano quasi all'ordine, c'erano all'ordine del giorno, all'ordine del mese. Angelo Montiglio ha 5 figli. Scoppia la guerra. Nel 1915 l'Italia entra in guerra e i due figli maggiori, uno di 20 anni e l'altro di 18, vogliono arruolarsi volontari, vogliono partire per arruolarsi e partecipare alla guerra. Siamo in pieno inverno, a maggio in Cile è inverno, e i due, non potendo imbarcarsi nel Cile perché c'era una sorta di embargo, le navi da guerra tedesche impedivano o comunque controllavano che le comunità italiane non si imbarcassero per arrivare in Europa, per arrivare in Italia, quindi decidono, una trentina di loro, decidono di scavalcare la cordigliera andina, cioè di passare dal Cile all'Argentina per imbarcarsi di lì. L'inverno è abbastanza rigido, nevicate
molto abbondanti, 5-6 metri di neve, tutte le strade che collegano l'Argentina, il Cile all'Argentina sono interrotte e non è possibile passare. Loro avevano preso la ferrovia, ma a un certo punto hanno dovuto desistere a proseguire il viaggio in ferrovia e decidono, sono una trentina, decidono di scavalcare le Ande. Lì si arriva anche a 5.000 e oltre 5.000 metri, la nevicata abbondante quell'anno 5-6 metri di neve, imperterriti, si procurano un minimo di attrezzatura e si mettono in cammino. È un'impresa titanica, un'impresa al limite della follia. Infatti a un certo punto dei 30 che erano partiti, una parte di loro desiste, non vuole continuare il viaggio, non ce la fa. Continua invece Giovanni Montiglio, il figlio ventenne, e Umberto Montiglio, il figlio diciottenne, che tra l'altro era ancora convalescente per un'operazione chirurgica. Continuano questo viaggio arrampicandosi su per i dirupi, attraversando nevai, ghiacciai, tutto quello che c'è da quelle parti. A un certo punto addirittura uno dei sette, degli otto, contando anche Giovanni Montiglio, uno degli otto si accascia, non vuole proseguire, non ce la fa. Giovanni Montiglio, che era il capo spedizione, si libera del suo zaino, della sua dotazione, prende in spalla questo italiano che poi dopo, partecipando a una rivoluzione, un'ennesima rivoluzione da quelle parti, sarà fucilato. Se lo carica in spalla e fa 70 km di montagna con questa persona sulle spalle. È un'impresa da un punto di vista alpinistico che stupì, ne parlarono i giornali cileni e argentini come un'impresa titanica, come un'impresa appunto al limite dell'impossibile. Giungono in Argentina, si imbarcano, arrivano in Italia e si arruolano. Si arruolano e dopo un certo periodo di tempo, un mese, hanno la possibilità di mandare lettere a casa e a casa c'è Vittorio Montiglio, 12enne, e due fratelli, due sorelle, di età inferiore rispetto a quella di Vittorio. Arrivano queste lettere e Vittorio assolutamente vuole anche lui partire, vuole anche lui arruolarsi, andare in Italia e combattere. A 12 anni si presenta al consolato cileno cercando di farsi arruolare, quindi di farsi mettere in lista per le partenze, viene in malo modo buttato fuori. Il console pensa, o chi per esso, chi gli ha detto l'ufficio, pensa a una burla, a una presa in giro, un dodicenne che si presenta per partire, viene ovviamente rispedito a casa. Ma il ragazzo non si arrende. Non si arrende e intanto si procura un certificato falso in cui aumenta la sua età, retrocede la data di nascita. E si mette a fare ginnastica, cerca di sviluppare il suo fisico in modo forsennato, aumentare la muscolatura per sembrare più adulto, addirittura con la fantasia tipica degli adolescenti, tutte le mattine si appende per un X periodo di tempo al soffitto, con le gambe appese al soffitto. Pensando che questo potrebbe allungarlo, farlo crescere di statura. Nel frattempo risparmia su tutto, su quelli che sono i soldi che gli viene dato alla famiglia perché lui va a scuola, è
quindi gli viene dato i soldi per procurarsi il cibo, vende tutto quello che può, che ha in casa, vestiti, tutto quello di cui dispone, di su quello cui può mettere le mani, per avere un gruzzolo per poter intraprendere il viaggio. E a un certo punto anche lui riesce a partire. Riesce a partire, si imbarca su una nave come mozzo. Prima di partire, Vittorio Montiglio si rende anche diciamo, protagonista di diverse situazioni. Come voi sapete, ci sono i tedeschi, quando vogliono essere irriverenti nei confronti degli italiani, ci riescono bene con la storia degli spaghetti e altre amenità, e quindi a scuola più di una volta è costretto a fare a pugni per difendere l'onore dell'Italia, per difendere l'immagine degli italiani, anche con ragazzi molto più grandi di lui, tedeschi, che appunto che sfottevano gli italiani, si rende protagonista di queste risse qua. Comunque riesce a imbarcarsi come mozzo. Il viaggio è un viaggio pesante, dura 52 giorni. Sbarca a Genova è ormai è rimasto senza quattrini, spese un po' per il viaggio, per arrivare all'imbarco e poi per alimentarsi sulla nave, dove non veniva particolarmente retribuito, cioè il fatto di fare il mozzo gli consentiva il viaggio, ma non gli consentiva di procurarsi dei cibari. Comunque solidarizza, fraternizza con altri italiani che come lui erano riusciti a imbarcarsi, e sbarca a Genova a piedi, intraprende un viaggio fino ad Alessandria, a Monferrato, in provincia di dove risiede ancora il nonno paterno, ultranovantenne, e una notte arriva a questa abitazione, bussa alla porta, dall'altra parte si sente domandare chi fosse, e gli dice: "Sono Vittorio Montiglio, tuo nipote, sono venuto per combattere per la patria e per l'Italia." Il nonno chiaramente dice: "Ma che gli passa per la testa a mio figlio, che manda i figli a morire?" Qui, tra l'altro, una piccola parentesi, un piccolo ricordo della madre di origine sarda, una donna forte, fiera, anche lei patriottica. Fece un voto, aveva già due figli al fronte, poi si accorse perché il figlio nella partenza lasciò una letterina sul letto dicendo: "Io non posso non partire, io devo assolutamente partire. Devo raggiungere i miei fratelli al fronte, devo andare a combattere per l'Italia." La madre fece un voto, non sarebbe uscita di casa fin quando i suoi figli non fossero tornati, e avrebbe vestito il nero, il lutto, per tutto il periodo della guerra. Quindi dal 1915 al 18 questa donna non uscì di casa, attendendo i figli, dai quali riceveva le lettere che metteva al corrente la famiglia dell'evoluzione di quello che gli stava accadendo al fronte. Il ragazzo riesce, Vittorio Montiglio, dopo diverse passaggi nelle varie armi, a arrivare a dove lui voleva arrivare, cioè tra gli arditi. Montiglio, dopo la prima guerra, partecipò anche alla guerra in Albania ed è stato decorato con la medaglia d'oro. Cioè praticamente è la più giovane medaglia d'oro che esiste, che è italiana, di un combattente italiano. Per chi volesse togliersi una piccola soddisfazione, potrebbe collegarsi sul web digitando www. Scuola Vittorio Montiglio, Santiago del Cile. Esiste la
una scuola, che se la vedete c'è il filmato, e al confronto una scuola prussiana perde, per come è strutturata, per come è fatta questa scuola qua, che è una scuola dedicata a un familiare della famiglia Montillo. Quindi la scuola che c'è a Santiago del Cile, per certi versi, è anche titolata alla medaglia d'oro Vittorio Montillo. Vittorio Montillo sarà poi ovviamente a Fiume, conoscerà Keller, che è un personaggio totalmente l'opposto da lui come carattere, come modo di condursi, come vi ho detto, Guido Keller riuscì a creare questa guardia pretoriana, chiamata la disperata, arruolando dei ragazzi che lui durante le passeggiate lungo il porto vedeva tuffarsi a petto nudo dalle gru, dai pontili in acqua, questi giovani che erano accorsi a Fiume, che volevano partecipare all'impresa fiumana e che non si sapeva bene come allocarli, come sistemarli, quale indirizzo dargli. Appunto, Keller diede trovò questa soluzione, e come vi ho detto fu quello che era capo dell'ufficio colpi di mano, i cui componenti girotarono navi per procurare armi, alimentari, fecero colpi di mano per procurarsi cavalli, per procurarsi mezzi. Fu quello Keller che praticamente mise una pistola alla tempia a un ufficiale che non voleva fare passare il convoglio di D'Annunzio diretto da Ronchi a Fiume, no? Era un tipo molto deciso. Montillo, da questo punto di vista, era sicuramente uno molto più posato, più militare, più disciplinato, ma come spesso capita, le belle amicizie sono fatte dagli opposti. Sono fatte dagli opposti, da persone con caratteri magari diametralmente differenti. Ebbene, Montillo, come vi ho detto, muore con Guido Kerr. Dunque, questo libro racconta e va avanti, perché la storia di Montillo vediamo se riesco a metterla a favore di camera con la luce scarsa, racconta la storia di questo giovane poco conosciuto. Lui, differentemente da Keller, che è seppellito al Vittoriale, riposa in un cimiterino di cui mi sono state mandate le fotografie. Qualche anno fa avevo deciso che sarei andato su quel posto. Mi è preso una stretta al cuore vedere le condizioni di quella tomba, di quello che in fin dei conti è sicuramente uno degli eroi della Prima Guerra Mondiale. Sono nato per quello che ha fatto per potervi partecipare, ferito al fronte tra l'altro più volte. Un ardimento pazzesco, un esempio, un mitos, così possiamo dire. Quindi io credo che un libro, dicevo, relativamente alla tomba, volevo andare a cercare di sistemarlo un po', poi mi è stato impossibile farlo per diverse ragioni. Se c'è qualcuno di voi che vuole semmai prendersene cura, vuole semmai andare a recare visita, portare quantomeno un fiore su questa tomba dimenticata, di quest'uomo dimenticato, le cui gesta non vengono narrate, di Guido Keller, per varie ragioni se ne è parlato, ne ha parlato anche Ruggeri, ne ha fatto una trasmissione, è più conosciuto indubbiamente, ma ci sono personaggi come Vittorio Montillo che invece conosciuti non sono. Io credo che una storia così, un libro del genere, meriterebbe di stare nella libreria di ogni patriota, e non perché l'ho stampato io, perché è una storia vincente, è una storia commovente, è una storia significativa. Quale nesso io posso trarre, stabilire tra questa storia, questa avventura, la storia che ci vede coinvolti,
dopo la pandemia. È stato detto che la pandemia, il coronavirus, è quasi una guerra, sarà una guerra, ci aspetteranno anni terribili, ci aspetterà un periodo terribile, probabilmente è vero, è così. Ma quale riflessione noi possiamo fare e quale nesso possiamo trovare? Noi sappiamo che la prima guerra mondiale ha come starter colpi di pistola sparati da un bosniaco, Gavrilo Princip, a Sarajevo, quando praticamente viene ammazzato l'arciduca Francesco e la moglie Sofia, Francesco Ferdinando ovviamente, e la moglie Sofia. Questo è lo starter. Capita il 28 giugno del 1914 il fatto, un mese dopo si scatena una guerra che avrà 16 milioni di morti, 20 milioni di feriti, tra feriti e invalidi, molti dei quali poi successivamente moriranno, portando il numero dei morti a ben oltre i 16 milioni. Qualcuno sostiene che poi furono quasi una trentina alla fine i morti, delle conseguenze difficili da calcolare, quelli che poi morirono effettivamente per gli strascichi delle ferite di guerra. A questo, in quel periodo, tra il 1918 e il 1920, bisogna aggiungere i morti della famosa pandemia, la spagnola. Qui si parla di 50 milioni di morti e di 500 milioni di contaminati. In alcun confronto la pandemia che stiamo affrontando adesso è meno che ridicola. Ma siccome viviamo un'epoca che non è in grado di affrontare queste situazioni le potevano affrontare gli uomini di allora, qualsiasi schieramento, qualsiasi nazionalità essi fossero, le conseguenze, quello che ci aspetterà per conseguenza, anche dato il modello di sviluppo che nel frattempo è andato implementandosi, ci porta a queste condizioni, a questa tragedia, a questa situazione, che sarà appunto per alcuni sarà drammatica. Come detto, quei colpi di pistola a Sarajevo che fece da starter alla prima guerra mondiale, capottarono il mondo, modificarono il modello di sviluppo, capitò di tutto, capitò che praticamente si passò attraverso questa già avvenuta mobilitazione delle masse a una implementazione del capitalismo, poi di quello che è stato l'imperialismo, eccetera. I capitalisti aggiustarono il tiro e nel corso del tempo ci portarono alle condizioni, ai livelli di consumismo, alla situazione in cui oggi noi ci troviamo, con questa enorme ingiustizia a livello planetario, con delle famiglie ricchissime, con dei plurimiliardari, con della gente che muore di fame, muore di malattie in Africa, in India e in ogni parte del mondo. Comunque sia, quella guerra determinò una situazione. Il capitalismo ha creato nel frattempo, con tutti gli annessi e connessi, potremmo parlare di mondialismo, di globalismo, ce ne sarà occasione, comunque sia, ha creato dei suoi anticorpi, ma è in questa fase, in questa situazione, è andato in cortocircuito. È andato in cortocircuito e probabilmente alcuni comportamenti massmediatici, comportamenti, notizie e situazioni che vengono fatte circolare hanno molto a che vedere con un metodo che viene usato in guerra. In guerra c'è la necessità anche
di creare delle armi, tipo bombe a mano o bombe antiuomo, che hanno la funzione non tanto di uccidere, ma di creare dei feriti, di creare il più possibile di feriti. Questo perché porta necessariamente poi a un grosso dispendio di mezzi, di logistica per soccorrere i feriti. Ecco, io trovo che ci sia un qualche cosa che assomiglia molto adesso, davanti a un futuro barcollante, probabilmente tremendo, tragico, c'è una propalazione di informazioni che hanno questo scopo di fare prevalentemente dei feriti. In questo caso non si tratta di feriti fisici, agli arti inferiori o nel busto, con le bombe di frammentazione, con le bombe antiuomo. Proprio perché si implementi poi la logistica, il supporto. Si parlava, per esempio, in questi giorni, vedevo delle statistiche di un surplus di lavoro da parte dei psicologi, 63% degli italiani destabilizzati o comunque che soffrono di insonnia. Ecco, io vorrei che voi prestate attenzione a questa fase, parleremo di quelle che sono le probabili prospettive, di cosa potrebbe succedere, che cosa succederà in seguito, però sarebbe il caso di porre attenzione a questo aspetto della situazione, a questo, perché il capitalismo ovviamente non vuole vendere cara la pelle, vuole rinnovarsi, vuole ristrutturarsi, è messo molto in difficoltà attraverso i suoi meccanismi della globalizzazione. E quindi io vi invito a riflettere su questa situazione, al di là del fatto che il virus sia un virus di origine naturale o sia un virus che è di origine creato in laboratorio, sfuggito, fatto sfuggire, non importa. Anche sulla famosa spagnola del 1820 c'è stata tanta dietrologia, sta di fatto che arrivò in Francia attraverso i militari statunitensi, da lì si espanse in Inghilterra, in Italia e poi in tutto il mondo, ci furono morti anche in Australia. Anche in quella circostanza gli americani sostennero che l'origine era cinese, che praticamente questo virus era stato portato da dei cinesi a soldati per la costruzione delle ferrovie. Comunque sia, non è questo il tema principale, non è questo il problema principale, stabilire se c'è un'origine naturale, come quasi sicuramente è, se comunque dopo qualcuno ci ha marciato o ha cavalcato questo virus per degli obiettivi o per delle finalità. Sta di fatto che siamo in una situazione molto, molto precaria sotto ogni punto di vista. E su questa cosa qui bisogna riflettere sull'utilizzo che si fa dell'informazione per creare quella destabilizzazione, fatta di feriti mentali praticamente. Io vi lascio con questa riflessione. Vi ho parlato di questa storia, di questo straordinario giovane, di questa giovane medaglia d'oro, Vittorio Montiglio, partito al fronte a 13 anni, dimenticato, non ho visto citare nei 3 anni della ricorrenza del centenario della Grande Guerra, come lui anche altri, me ne racconterò altre di queste storie qua. Vi lascio invitandovi ovviamente a procurarvi il libro, questo anche nel mio interesse come editore, ma soprattutto quella che è una bellissima storia che merita di essere letta e raccontata ai vostri figli come esempio, come modello, soprattutto per i tempi che ci stanno aspettando. Quindi io non vi trattengo oltre. Vi do la buonanotte, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento domani per questa diretta con Aprilia, attraverso la quale io e Rinaldo Graziani cercheremo di rendere fruibile il tema complesso della quarta teoria politica. Grazie per l'attenzione e buonasera a tutti.